Per realizzare un tavolo, il quantitativo di resina varia a seconda delle dimensioni del tavolo e della colata. Per questo motivo è molto importante calcolare il volume dell'area di colata, ricordandoci che per riempire un metro cubo sono necessari 1000 litri. Non è possibile accelerare i tempi di asciugatura della resina. Come si evince difatti dalla scheda tecnica prodotto, occorrono almeno 72 ore di essiccazione prima della lavorazione. Ancora meglio sarebbe attendere addirittura una settimana. Sappiamo infatti che il processo di indurimento parte dalla superficie per poi scendere in profondità. Per questo motivo, un maggior tempo di riposo mi garantisce una maggiore durezza. Per ridurre la presenza di bolle d'aria, il segreto sta in una corretta applicazione del prodotto. Si parte dunque dalla miscelatura. La resina deve essere miscelata per almeno 10 minuti, invertendo quelli che sono i sensi di miscelazione. Terminata la miscelazione, occorre attendere ulteriori 10 minuti. In questo modo si dà la possibilità alle bolle d'aria presenti all'interno della mescola di venire in superficie. Atteso il tempo necessario, possiamo procedere alla colata. Coliamo quindi lentamente e a una distanza massima di 20 cm dal nostro piano di colata. Sarebbe ottimale, e questo è molto importante, lavorare in ambienti privi di umidità e di temperatura compresa tra i 18 e i 20 gradi. Possiamo utilizzare qualsiasi tipo di legno, purché sia perfettamente essiccato e livellato. La resina, difatti, è un prodotto autolivellante. Di conseguenza, ogni minima differenza di spessore può andare a compromettere tutta la lavorazione del nostro manufatto. I tutorial online sono montati ad hoc e spesso eseguiti da professionisti. Dunque, se posso darvi un consiglio, è quello di procedere per gradi, magari da lavorazioni semplici, come una tavoletta 30x30, per poi quindi passare a delle lavorazioni più complesse, come potrebbe essere un tavolo piuttosto che un mobile.